ANSA Voice. La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada. Magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Veneto che, diciamo, in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria? La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali. Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto. Chissà se arriverà al XXI secolo. Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una
una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice: tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio. Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide. Cioè, io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo? Questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1. Ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia? Io penso che l'approccio, accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte. Se parlava della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante, o avere una famiglia che ti lascia libero è importante? Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche, appunto, la spinta verso la tua indipendenza, o, come è capitato a me, anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile. Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger. Clinton anche ho incontrato, con la sua capacità di focalizzare le cose. E anche visione strategica di Clinton, no? Cioè, lui... Sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale.
E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito. L'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa, per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione, che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente, che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare. Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si cenano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità. E poi, il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio. Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile. Forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere, o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che, insomma, bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno. E questo è un invito a considerare, quindi, e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro, sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort. Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no? Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma, prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale, di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne un che sono patrimonio dell'UNESCO. Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità. Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Ha detto chiaramente: territorio e sostenibilità sono i due principi chiave. Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.